lui è il Razer Kishi V2, ovvero un controller da gaming per smartphone che è stato creato appunto per andare a migliorare, aumentare la vostra esperienza di gioco mobile. La prima generazione è stata presentata nel 2020 e ha avuto un discreto successo, e oggi invece in questi giorni è stata presentata lei, la seconda generazione. Vediamo quali sono le migliorie, le differenze, le novità soprattutto di questo prodotto subito dopo la sigla. Ciao amici di TechnoAndroid, io sono Stefano. Iniziamo a parlare subito del Razer Kishi V2. Questa è la confezione con la quale potete acquistarlo. All'interno potete trovare appunto il controller da andare a collegare al vostro smartphone, due gommini di spessore diverso da quelli che sono già installati sul controller in base appunto alla dimensione dello smartphone che andrete ad usare con lui, ed infine troviamo il manuale di istruzioni, che è questo libricino qua. Inoltre, cosa che penso possa interessare a tutti, qui sulla parte bassa della scatola troviamo quelle che sono le dimensioni del controller, che è chiuso e lungo 180 mm, ma si può espandere per una lunghezza massima di 265,6 mm, quindi questo anche per andare a capire qual è la dimensione degli smartphone che voi potete andarci a collegare sopra. Diciamo che comunque quelli che sono gli smartphone odierni, anche quelli più grandi, lui li riesce a supportare tutti. Inoltre, come vi ho detto poco fa, qua ci sono questi due gommini all'interno, vanno installati quando usate il controller senza la cover, ma se volete usare uno smartphone con la cover basta andare a rimuovere questi due gommini. Continuiamo parlando appunto dell'estetica dei materiali di questo controller. Rispetto alla prima generazione l'estetica è cambiata un po', per esempio i tasti erano colorati prima, ma anche la conformazione del dispositivo stesso, anche il meccanismo per poterlo andare ad allargare prima era diverso. Purtroppo non ho qui un Kishi della prima generazione da mostrarvi per poter fare i paragoni. Vi posso dire solo quelle che sono le mie sensazioni ad averli usati entrambi. Il Kishi 1 ho avuto il piacere di provarlo per un paio di mesi. Beh, allora, lui è molto leggero, sono circa 130 grammi, è molto compatto per quello che è il tipo di prodotto e mi piace l'impugnatura. Rispetto al passato, diciamo, c'è un grip leggermente migliore. L'apertura, ripeto, è completamente diversa rispetto al passato, dà una sensazione di sicurezza in più sotto un certo punto di vista, però diciamo che qua è più una questione soggettiva se vi piace o meno. Parlando dei tasti, invece, volevo iniziare parlando dalla parte superiore. Qui abbiamo R1, R2, L1, L2, ma la novità sta in questi tasti qua piccolini, che sono quelli programmabili, M2 e anche M1, eccoli qua. Sono molto comodi perché possono essere settati con la stessa funzione degli altri pulsanti del controller, come per esempio A, B, X e Y. Questo significa che vi può rendere anche molto competitivi nel gioco. Facciamo finta, avete bisogno del tasto X per andare a giocare, beh, per andare a schiacciarlo dovete levare il pollice dalla levetta analogica, mentre se voi andate a settare il tasto programmabile con X, voi potete appunto andare a selezionare il comando della X senza mai lasciare il pollice dalla levetta analogica destra. Poi, continuando appunto, troviamo qua a sinistra la prima leva analogica, questa è la seconda qui a destra, qui i tasti direzionali per muoversi all'interno del menu o della mappa di un gioco. Poi abbiamo diversi bottoni, come per esempio questo dello share, tuttavia c'è da dire che questi bottoni non sono compatibili con tutti i giochi con la quale potete andare a giocare. Qua troviamo il tasto per entrare nelle impostazioni del gioco, mentre questo qui è il tasto che, se lo tenete premuto, vi rimanda all'app di Nexus by Razer, praticamente l'app tramite la quale poi potete anche controllare, gestire il controller. La vedremo fra poco. Continuando, qua potete vedere abbiamo il connettore Type-C per andare a collegare il nostro smartphone, quindi questo è il modello compatibile con Android, mentre qui sotto abbiamo una porta Type-C. Attenzione, non serve per poterci collegare delle cuffie, ma serve solo per poter collegare la
presa di corrente, quindi per andare ad alimentare lo smartphone, che è lo smartphone stesso che poi alimenta il Qixi V2. Quindi, per il resto, non trovate jack per le cuffie, appunto questa non va per collegare delle cuffie Type-C, potete usare solo delle cuffie via wireless col vostro smartphone. Prima di collegare il controller allo smartphone, vi ricordo dalle impostazioni di attivare la connessione OTG, dovete farlo ogni volta prima di voler giocare, perché sapete che dopo 10 minuti si disattiva, quindi attivo l'OTG. Ok, appena l'ho collegato mi uscirà la notifica dell'app di Nexus, consentire a Nexus di accedere al Razer Qixi V2, ok. Ecco qua, ora siamo connessi. Apro l'app di Nexus, che noi adesso abbiamo una versione beta appunto per poter testare il controller, tuttavia adesso che voi state vedendo questo video vuol dire che il controller è già stato presentato e quindi anche l'app è disponibile sul Play Store. Da qui appunto potete navigare all'interno di quelli che sono i vostri giochi, che se volete vedere quali sono compatibili lo potete fare andando sotto all'interno dell'app stessa, dove divise per categorie, strategia, musica, puzzle, avventura, racing e così via, potete trovare tutti i giochi compatibili con il Qixi V2. Tuttavia c'è da dire che i giochi che attualmente sono disponibili per questo controller purtroppo non sono tantissimi, li trovate tutti qua. E altra cosa che non mi è piaciuta di quest'app, così come l'app vecchia per la prima generazione del Qixi, è che non c'è una barra di ricerca per poter andare a ricercare un gioco che a voi vi piace e appunto capire se è compatibile o meno. Tuttavia invece è molto bella invece la feature che è stata implementata con quest'app, la possibilità di andare a trasmettere una diretta sia su Facebook oppure sul vostro canale YouTube. Apriamo un attimo Real Racing 3. Come stavo dicendo prima, tramite questo tasto, se lo tenete premuto, ritornate alla Nexus app di Razer. Ecco qua, vedete, quindi siete subito pronti per andare nel nuovo gioco o avviare la diretta. L'altra cosa che vi volevo dire è che il Qixi V2 è compatibile con anche con delle piattaforme di streaming di gioco online, dove appunto tramite un abbonamento voi potete accedere a queste piattaforme. Tra queste abbiamo Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now e Google Stadia. Questa è una cosa che io trovo veramente molto molto comoda e fantastica, perché appunto se voi avete l'abbonamento a Xbox Game Pass, come in questo caso, voi tramite lo smartphone potete accedere al vostro account e poter giocare su qualsiasi titolo della Microsoft, dell'Xbox, direttamente sul vostro telefonino, ovunque voi siate. L'unica cosa di cui avete bisogno ovviamente è una connessione internet molto buona, connessione che a quanto sembra non mi sta aiutando a me oggi, ci saranno problemi di rete. E per concludere, è compatibile anche con Stream Link, Xbox Remote Play, Parsec e Moonlight. Come vi dicevo, oltre al fatto che non sono tanti i giochi compatibili con il controller ancora, anche le funzionalità non saranno tutte disponibili su tutti i giochi, su tanti i tasti come questi appunto, vi ripeto, non vi consentono di poter accedere alle impostazioni e così via. Per quanto riguarda giocare, onestamente mi sono trovato comodissimo, già conoscevo il Qixi 1 e l'ho amato, quindi ovviamente continuo ad amare il Qixi V2, che è migliorato sotto alcuni punti di vista, come vi dicevo prima, anche la possibilità di poter settare questi tasti M1 e M2 posti qua sopra vi consentono di essere molto più competitivi durante il gioco. Per quanto mi riguarda, io ho le mani abbastanza piccole, dunque sia impugnarlo che raggiungere tutti i tasti mi è veramente facile. Non so come potrebbe essere questo discorso per una persona che ha le mani più grandi. Tuttavia, ripeto, nel complesso è un ottimo modo per poter giocare ai vostri titoli preferiti sullo smartphone. E ripeto, la grande fortuna è la possibilità di poter accedere alle maggiori piattaforme di gioco streaming e quindi giocare ai vostri titoli preferiti, come se aveste per esempio una PlayStation portatile, una Xbox portatile e così via. Questa cosa secondo me è troppo comoda, che sì, vi serve una connessione a internet potente per poter accedere ai server per esempio della Xbox, per citarne una, tuttavia
la possibilità di poter giocare a questi titoli semplicemente dal vostro smartphone, avere un controller del genere che vi consente di avere la vera esperienza come una classica qualsiasi console a cui siete abituati, da una Nintendo a una PlayStation, Xbox, beh, è tanta roba, perché voi appunto non necessitate di dover installare il gioco sul computer, tenere il computer acceso come purtroppo capita per altre piattaforme e altre app. Potete acquistare il nuovo Razer Kishi V2 a un prezzo di circa 120 euro e ad autunno arriverà anche la versione con il connettore Lightning, quindi per poter essere collegato appunto agli iPhone, sempre allo stesso prezzo. Fateci sapere, giunti a questo punto, voi cosa ne pensate di questo prodotto, e se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità, come al solito, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo con la prossima video recensione.